Ben ritrovati carissimi amici di Fanta World, ovviamente l'asta si avvicina, i giorni pre-asta si fanno sempre più caldi, più incandescenti e oggi parliamo di una delle cose forse più interessanti dell'asta perché sono dei nomi che vanno assolutamente attenzionati e sottolineati in sede d'asta, ovvero i battitori di rigori, calci piazzati della nostra Serie A. Ovviamente la rassegna la facciamo insieme a Salvo. Ben ritrovati, vabbè, sono poi quei nomi importanti che si vanno a prendere all'asta, esatto, perché possono essere decisivi. Più altro basta dire rigori e già i crediti schizzano. Sì, giustamente, diciamo. La R tra parentesi significa qualche credito in più, c'è poco da fare. Non solo qualche, cioè. È così. Allora, prima di iniziare ovviamente in ordine alfabetico ad analizzare tutte le squadre della nostra Serie A, quindi a fare questa rassegna di rigoristi e battitori di punizioni, vogliamo mostrarvi una maglia bellissima, che è la maglia del Real Madrid, che ci ha inviato un nostro appunto partnership, ovvero calcio2122it.com, ed è una maglia molto bella perché è quella di quest'anno, no? Della stagione che inizierà in Liga. E ovviamente seguite, ovviamente cliccate sul link e seguite tutte le istruzioni per andare ad acquistare appunto queste maglie che sono praticamente perfette, e devo dire che per giocare a calcetto oppure per metterle all'asta magari fa una bella figura, sicuramente. Esatto, acquistate magari qualcuno di quelle della Serie A con magari un nome di quelli dei giocatori che volete prendere, all'asta vi presentate, no, con quel quid in più, esatto, no? Un po' come a convincere i vostri avversari, tipo quel giocatore lì. Sì, e chi è questo? Morisci. Questo è un giocatore che in realtà è molto Modric, no, qualcuno di ancora più qualità, che in realtà è banalmente il mio cognome. Il nuovo attaccante del Real. Il nuovo attaccante del Real Madrid, il dopo Benzema. Il Real ce l'ha in casa. Ha un nome, quindi, sì, c'è poco da fare. Quindi andate sul sito, ovviamente dopo link... il video poli, esatto, dopo il video poli, ma devo firmare il rinnovo del contratto, assolutamente sì. Quindi a parte diciamo tutto lo scherzo, cliccate appunto sul link in descrizione e andate ovviamente ad acquistare queste fantastiche maglie. Allora, siamo pronti, quindi non dimenticate il codice sconto Fanta World, certo, sconto 15%, esatto, e avrete ovviamente lo sconto del 10%. Allora, Atalanta, Gasperini, Muriel significa, no? Ah, rigorista, rigorista fisso, direi Muriel, quasi infallibile, sì. Mi viene da dire perché è un cecchino. Molti hanno il dubbio, ma se non gioca Muriel, ma chi Muriel può esserci al suo posto? No, nessuno perché gioca Muriel. Esatto, cioè c'è poco da fare, Muriel cioè, è praticamente sempre in campo perché alla fine il minutaggio ce l'ha sempre e lui praticamente batte sia i calci di rigore sia le punizioni che si alterna con Malinowski, perché sì, Malinowski è il mancino, il miglior mancino appunto che si ritrova all'Atalanta in casa, e Malinowski oltre a battere appunto a dividersi le punizioni con Muriel in base ovviamente alla posizione, batte anche gli angoli perché comunque ha un ottimo piede e soprattutto mi viene da dire batte i calci di angoli in maniera molto affilata, e quindi questo può essere buona roba per gli schemi di Gasperini, la spizzata sul primo palo eccetera eccetera. E occhio a Malinowski, secondo me è anche il vice rigorista, sì, a giudicare un po' dalle prove, sì, del campionato, sì, anche dall'anno scorso. Vedo Malinowski in due piedi, niente male. Esatto, diciamo che è un destro e un mancino che fanno invidia molto spesso. Vabbè, chi vuole Malinowski, credo che quest'anno siamo da primissimi slot. È assolutamente normale, assolutamente normale. Andiamo al Bologna di Mihajlovic, dove è arrivato Arnautovic, quindi finalmente direi, almeno sulla carta, il Bologna ha questa prima punta che comunque pesa, no? Perché è un giocatore molto molto importante. Ci voleva una prima punta dopo che comunque Palacio ormai esatto, ormai ha fatto il suo tempo. Sì. E quindi Arnautovic potrebbe, noi appunto l'abbiamo messo qui in grafica, però diciamo che c'è questo dubbio con Orsolini, nel senso che dobbiamo capire se Arnautovic farà prevalere la sua esperienza contro Orsolini e farà vedere anche il suo buon score, perché Arnautovic, esatto, in carriera 10 rigori segnati su 11 calciati, appunto, quindi appunto comunque i numeri sono tutti dalla parte dell'austriaco in questo caso. Orsolini l'anno scorso 3 rigori su 3, quindi sarà un bel test a testa, esatto. Vedremo chi preferisce Mihajlovic. Sì, Mihajlovic o decide lui, perché comunque sappiamo che è un sergente di ferro, oppure direi i giocatori comunque all'interno della partita, appunto, di decidere loro stesso, ma loro stessi appunto. Vabbè, però Orsolini comunque batte le altre due cose, no? Ah, Orsolini, esatto, appunto batte punizioni, calci d'angoli. Diciamo che non gli mancano i piazzati ad Orsolini. Quindi i rigoristi a questo punto Arnautovic, dai. Sì, dai, se Orsolini batte le altre due, se li divido. Vediamo se è Clemente. A Marco Arnautovic, esatto. Andiamo al Cagliari, dove abbiamo ovviamente un nome su tutti per quanto riguarda il rigorista, che è João Pedro, il brasiliano numero 10, capitano del Cagliari. Ovviamente lui, colui il designato appunto agli 11 metri. João Pedro che è insieme a Lico Giannis, sempre nell'ottica della posizione dei calci di punizione, si divide anche qui appunto i calci piazzati. Giannis ha fatto vedere qualche cosa. Il piedino c'è, se non sbaglio ne ha fatti due l'anno scorso su punizione, e gran bei gol tra l'altro, perché non calcia soltanto da vicino ma anche leggermente distante, riesce a dare, no, quell'effetto e quella giusta potenza anche al pallone, viene da dire. Poi mentre per quanto riguarda i calci d'angoli c'è Marin, che tra l'altro è uno di quelli che abbiamo inserito nella nostra lista low cost dell'asta, e Marin è uno di quelli che
se lo paghi low cost ha anche calci d'angolo in più e quindi possibilità, esatto, di assist. Calci d'angolo, punizioni da lontano, ecco, esatto, mette sulla testa dei compagni, quindi anche lui è un giocatore interessante. E anche la bordata da fuori, quindi sì, attenzione al nome di Marin. Assolutamente sì, Romeno da sottolineare per l'asta in maniera clamorosa, mi viene a dire, perché lo potrete prendere a pezzo di saldo. Andiamo all'Empoli, dove c'è uno dei pupilli di Salvo, no? Mancuso. Il buon Mancuso, rigorista ineccepibile, esatto, quindi per, se vogliamo cercare attaccanti low cost, sicurezze dai 15 metri, Leonardo Mancuso. Ve la cavate. Andiamo sul sicuro. Un bel quinto slot come lui non se ne trovano facilmente. Assolutamente. Quindi sì, direi proprio di andare dritti. Assolutamente sì. Se Mancuso batte i calci di rigore, Bairami, che è trequartista, è un po' il faro, batte la qualità di questo Empoli, batte tutto il resto. Quindi punizioni e calci d'angoli sono prettamente, diciamo, di Bairami. C'è poco, diciamo, da aggiungere. Andiamo alla Fiorentina. Una stagione di Bairami molto incisiva in chiave assist. Potrebbe essere. Vedo, non lo so, ma un 6-7 assist glieli vedo. Ci si crede poi qualche giocatore interessante. Sì, solitamente lo sforna sempre. Attenzione, Empoli è anche una delle maggiori fucine di primavera, comunque sì, in Italia, attenzione, nella realtà italiana. Andiamo invece, forse al pupillo in questo caso di Claudio. Cioè, il pupillo, quindi diciamo, quindi la Fiorentina, io, squadra, io non parlo. Ah, io me lo auguro. Quindi Vlaovic è il rigorista della Fiorentina. Il rigorista della Fiorentina, visto tra l'altro quasi infallibile, se non sbaglio ne ha sbagliato qualcuno. Non ne ha sbagliato. No, non ne ha sbagliato neanche uno. Cecchino infallibile, quindi assolutamente confermato. Gran sinistro. Ha messo a sedere Pulgar, che era uno specialista dagli 11 metri. Esatto. Però Pulgar, diciamo che comunque ha le punizioni, perché comunque anche lui le può dividere tra virgolette con Biraghi, sempre nell'ottica, come diciamo sempre, della posizione di queste calci di punizione. Se sono sul centro-destra batte Biraghi perché ci vuole il mancino al giro, se sono sul centro-sinistra Pulgar. Occhio a Biraghi, cosa, che ce l'ha. Sì, Biraghi è molto preciso nei cross. Sì, 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 molto molto. Quindi tra i difensori è quello che forse non tutti si rendono conto quanto è abile nei piazzati. No, infatti. Ed è quello che se preso low cost rende tante soddisfazioni. Anche lui può rendere abbastanza, anche perché i terzini con Italiano abbiamo visto anche allo Spezia che spingono tanto. Genoa che non ha rigori. A parte che infatti, cioè, tutte le volte ci sono stati rigori, Criscito tra l'altro non c'è stato l'anno scorso, ha avuto pochissimi rigori, quest'anno si spera ce ne sia qualcuno in più, e Criscito ovviamente è il designato per battere i calci di rigore, e lui è, credo, uno di quelli che all'asta è un po'... No, un jolly totale, perché un difensore che batte rigori in è questa l'unico. Lista non c'è. È l'unico. E quindi, diciamo, Criscito. Un po' poco fa i tempi di Kolarov alla Roma, ma dopo lui Criscito è l'unico che arriva. Li batte bene comunque. E li batte molto bene. Quindi sì, occhio ovviamente a sottolineare il nome di Mimmo Criscito, che batte anche tra l'altro i calci di punizione. Calci di punizione. Che sono roba sua. C'è anche Hernani, che è arrivato nel Genoa, che può battere le punizioni. Come vice rigorista invece credo ci sia un attaccante, in questo caso destro ad esempio. Sì, penso di sì, penso di sì. Si può destro che... Sperando che al Genoa diano rigori, perché se come l'anno scorso... Grazie a quello dell'anno scorso ce ne saranno veramente uno o due forse in tutta la stagione. Per quanto riguarda invece i calci d'angolo c'è Agudelo, che è comunque un giocatore molto molto tecnico, molto molto di qualità, e che quindi tra l'altro è anche un po', diciamo, bassino, è stato richiesto da Ballardini, esatto, che ne vuole fare il centro, esatto, e quindi comunque essendo anche con una statura, diciamo, medio bassa, ci sta che batta lui che non può andare a saltare. Esattamente, quindi va benissimo lui. Andiamo all'Inter, e qua ci sono le note dolenti. Note dolenti, l'Inter che perde il buon Lukaku. Big Rome sarà il rigorista del Chelsea, purtroppo. Probabilmente, anche se c'è Jorginho. E c'è Jorginho, quindi neanche lì. Forse neanche lì. I tristi non saranno contenti sicuramente di questo mercato. Tante proteste. E quindi chi resta per adesso? Sempre a te del resto, perché ci sono anche voci di mercato su di lui. E Lautaro, che dovrebbe essere appunto il rigorista. Esatto. Dell'Inter, della nuova Inter di questo, Simone Inzaghi. E questo ne fa schizzare il valore all'asta, perché se dicevamo che Lautaro non si paga come il primissimo slot perché non è rigorista, adesso è pure rigorista. Assolutamente, quindi sì, ma direi poi che siamo tra i top 5. Direi che già un po' il suo prezzo all'asta era schizzato al momento in cui Lukaku dovrebbe essere il adesso che c'è l'ufficialità dei rigori, esatto, direi, diciamo che è assolutamente un primo slot Lautaro, assolutamente. E poi per quanto riguarda punizioni e calci d'angolo ci sono, cioè, Çalhanoğlu, che ovviamente è uno dei designati, però mi viene in mente in questo caso anche Di Marco, che comunque ha fatto vedere anche a Verona che di avere un ottimo gran sinistro, no? Molto bello. E quindi anche qui credo che Çalhanoğlu e Di Marco si contenderanno anche i calci d'angolo rispetto appunto alla posizione, se vogliono tirare a giro. Sì, mancava all'Inter uno specialista, sono arrivati due, quindi esatto, ancora meglio. Va bene così. Andiamo alla Juventus, dove altro predominio. Vabbè, sì, diciamo che c'è poco da dire. Qui c'è Cristiano Ronaldo che batte i calci di rigore, però in questo caso il predominio di Cristiano Ronaldo, Allegri l'ha detto una cosa importante. Le punizioni se le dovrà gestire con Dybala, perché Ronaldo batterà quelle un po' più lontane. Finalmente, qualcuno e che direi capisce. Che è un ragionamento logico, almeno da 3 anni a questa parte. Le barriere ringrazierà. Questo ragionamento, e Dybala batterà quelle da un po' più vicino, perché Dybala comunque ha questo sinistro molto arcuato, e quindi è giusto così, no? Il famoso calciante, come dice Allegri.
Quindi giustamente, esatto, Ronaldo, sta, Dybala per le punizioni se le contenderanno, se le giostreranno. Ronaldo ovviamente batte i rigori e Dybala però batterà anche i calci d'angolo. Ovviamente lì Ronaldo va a saltare perché la sua fame, perché di gol, segnare anche la sua lì, fame di gol ovviamente, anche su calcio d'angolo, esatto, più di Bonucci e più di Chiellini, assolutamente sì, non si placa, non si placa qui. Andiamo alla Lazio, dove in realtà non è più così infallibile, almeno stando alle statistiche della scorsa stagione. 4 rigori sbagliati l'anno scorso, su 8 per Ciro Immobile. Quindi si scalda Luis Alberto, che è il vice rigorista, sì, e che nel precampionato ne ha calciati un bel po'. Sì, va detto questo. Quindi Luis Alberto, questo, attenzione. Esatto. Attenzione. Sì, sulla carta comunque in pole position rimane Immobile, perché comunque è pur vero che Immobile è stato assente in un pezzo di pre-campionato. Sì, sì, però se qualche rigore dovrebbe andare male, non credo Sarri si farà troppe remore. Esatto, sì, sì, cambiare. Sarri è uno di quelli, no, che può tranquillamente dire a Immobile lasciali a Luis Alberto. Assolutamente sì, quindi comunque Immobile come primo. Poi c'è Milinkovic-Savic, che ha dimostrato di essere cresciuto tanto anche nel battere delle punizioni. Esatto. E quindi comunque lui è anche qui, credo, un centrocampista, è già un top a prescindere. Cioè, ora però se si mette anche a segnare le punizioni in maniera fantastica, diciamo che diventa veramente uno dei primissimi slot, mentre Luis Alberto sicuramente batte i calci d'angolo. Poi se batterà, sì, anche i rigori, vedremo. Batte i calci d'angolo, però l'anno scorso clamorosamente zero assist per Luis, sì, Alberto. Questo sì. Questo è un dato, questo che è veramente, questo, questo è il dato più sconvolgente della scorsa. Forse stagione è più clamoroso il fatto che non abbia fatto più che l'assist a calcio d'angolo, l'assist ad azione in corso. E nessuno, cioè, nonostante, esatto, comunque batteva tutti i calci d'angolo tutte le, esatto, partite. Sì, sì, molto, sì, strano. Molto molto strano. Quindi me, per la legge dei grandi numeri quest'anno mi aspetto un po' di assist di Luis Alberto. Sì, magari qualche gol in meno ma più assist. Esatto, ci può stare. Andiamo al Milan, dove niente, quando ci dai Ibra, esatto, quindi sei bravo. Io alzo le mani, esatto, no? Cioè, in teoria Ibra dovrebbe essere il primo rigorista, esatto, ma ovviamente durante la partita poi parlerà insieme a Frank e sì e dirà lo batto io, batti tu, per cui diciamo che sta tutto, è una, in questo, diciamo, no? Che Pioli non mette parola, esatto, Pioli non può mettere parola perché la mette Ibra la parola, però, esatto, siccome per esempio, ad esempio Ibra mancherà già le prime due giornate, sì, della nuova stagione, sicuramente che sì, in quel caso sarà il rigorista, che quindi sì, diciamo rigorista, cioè assolutamente, io, Ibra dovrebbe avere un po' più, vabbè, di, vabbè, intanto per un mesetto che si manca che in Coppa d'Africa Ibra li tira, esattamente, per cui diciamo occhio a questo dualismo durante la stagione, non vi fate ingannare che uno sia sicuramente avvantaggiato, no, sull'altro. Ibra che comunque batterà alcuni calci di punizione, perché alcuni batterà anche Teo Hernandez, perché il Milan di Pioli ha fatto vedere anche durante appunto il precampionato che Teo sta crescendo anche sotto questo punto di vista. Vuole segnare anche su punizione, esatto, come Milinkovic, ci vuole diventare ancora più primo slot. Il piedino lo ha, il piedino lo ha, assolutamente, ha il tiro da fuori, no, oltre alla progressione, ovviamente tutte le qualità che conosciamo, adesso si affina anche quest'altra qualità. Diventa un difensore. Diciamo che diventa. Lo sai perché? Perché ha sentito che al fantacalcio Gosens viene pagato più di tutti. Esatto. Quindi ha detto, no, non può essere che Gosens è più pagato. Voglio avvicinarmi magari al livello di Gosens, e quindi vuole migliorare sulle punizioni. Sono d'accordo, perché credo sia questo il motivo principale. È un gran terzino per Hernandez, quindi va bene così. Poi per quanto riguarda i calci d'angoli c'è comunque Brahim Diaz, anche lui comunque l'uomo di qualità, l'uomo, il trequartista in questo momento del Milan, che quindi ovviamente andrà a battere comunque dalla bandierina. Napoli, facile. A Napoli Insigne. Semplice, c'è poco da dire. Credo ci sia poco da aggiungere anche, sì, nel senso, sì, perché è sempre in campo Insigne, quindi anche qui mancano. Il faro del Napoli, il capitano numero 24 della nuova. Possiamo dire un vice, magari un vice di Insigne, chi può essere? Osimhen dal dischetto? Sì, Osimhen, immagino che magari se Insigne dovesse uscire magari in quel quarto d'ora finale, potrebbe dire a lui. Esatto, anche lo stesso Mertens, però appunto in linea di massima. Lorenzo il Magnifico vuole diventare un primo slot quest'anno. Sì, diciamo che l'anno scorso l'ha dimostrato, anche se ne ha sbagliato uno, me lo ricordo benissimo. Vabbè, uno si può perdonare. Ha sbagliato un calcio di rigore, me lo ricordo perfettamente. Andiamo alla Roma, dove Veretout, appunto il francese, è ancora il rigorista di questa Roma, non solo il rigorista ma tira anche le punizioni, punizioni che in teoria si divide con Pellegrini, però è lui, diciamo, quello che ha designato poi a batterle. Pellegrini invece che batte, direi anche molto molto bene, i calci d'angolo, sì, lo ha dimostrato anche nelle amichevoli precampionato, l'ha messo per esempio, ha fatto un assist a Mancini, ma anche l'anno scorso cui, qualche, sì, sì, assist, esatto, l'ha piazzato, l'ha fatto, per cui diciamo Veretout e Pellegrini, diciamo nella Roma c'è tanto da pescare soprattutto a centrocampo, come quasi ogni anno. C'è Mkhitaryan, la qualità che può battere. Esatto, diciamo c'è tanta roba. Veretout è uno di quei giocatori che gode tantissimo del fatto che è rigorista, certo, perché se non fosse rigorista sarebbe pagato come un normalissimo centrocampista. Esatto, perderebbe molto. In realtà rientra tra i primi slot per questa skill clamorosa. Assolutamente sì. Anche perché è un cecchino. Sì, infatti, ne sbaglia veramente poco e niente, mi viene da dire. Andiamo alla Salernitana, dove è Milan Djuric quello che batte i calci di rigore, la punta appunto della Salernitana. È Milan Djuric, anche se
se non arriva Simi, perché esatto. Simi sta per arrivare a Salerno. Lì Simi, esatto, ma che pure lui. Esatto. È Simi con quella sua scordinatezza. Però intanto dal dischetto è pronta a piazzarle tutto. Clamorosa. Quindi diciamo, apriamo questa parentesi. Vi diciamo ovviamente che nel momento in cui stiamo registrando, Simi non è ancora ufficiale alla Salernitana. Sta arrivando però. Ma nel momento in cui sarà ufficiale, Simi sarà sicuramente il rigorista designato appunto della Salernitana. La Salernitana in cui le punizioni invece le batterà Di Tacchio, che comunque ha dimostrato anche in Serie B di avere un piedino, un buon piede, male, esatto, beh. Quindi lui potrebbe essere anche, perché no, uno di quegli ultimi slot da prendere a uno. Una M low cost. Esatto, senza da prendere problemi. Così, senza pretese, però magari vi ritrovate anche un battitore di punizioni in squadra. Mentre per quanto riguarda i calci d'angolo, il nuovo arrivato a Obi, che ce lo ricordiamo anche ai tempi sia dell'Inter sia del Chievo, tra l'altro. Ci chiedevamo battere... prima appunto il perché potrebbe sì, battere, diciamo così. Che non so, non è che abbia tutte queste qualità, no? Però ci crede, senza Castori, offesa per Obi, però comunque potrebbe essere appunto, dovrebbe essere, tanto è stato provato in molte amichevoli anche da trequartista addirittura, esatto, dietro la punta, esatto. Quindi anche qui magari sta migliorando anche da quel punto di vista. Sì, potrebbe essere comunque lui appunto il battitore designato dei calci d'angolo della Salernitana. Andiamo alla Sampdoria, dove l'eterno Quagliarella ovviamente quello ha sempre più il dominio del battere di rigore. C'è poco da fare. È pronto a prendersi la doppia cifra pure quest'anno. Mi sa di sì. E molti a fine anno diranno: mi potevo alzare quei 23, potevo fare 25. Qualcuno ha scritto nei video sotto i video precedenti perché continuate a consigliare Quagliarella. Non so perché. Se perché era nel senso ironico. Ora davvero una critica. Ormai si ho sentito o appunto era una critica. No, se è una critica parlano i numeri. Sì, infatti, diciamo che no, c'è poco da fare. Quagliarella è comunque una garanzia. Risponde il buon Fabio come da fantacalcio, esatto. Mentre per quanto riguarda le punizioni, uno che anche agli europei ha dimostrato che qualche punizione l'ha saputa tirare, per esempio una con l'Inghilterra, è Damsgaard che dovrebbe appunto tirare appunto le punizioni, mentre Candreva dovrebbe essere designato per quanto riguarda i calci d'angolo, quindi da entrambe le parti Candreva dovrebbe forse se le potrebbe, mi viene in questo momento in mente, un po' gestire insieme a Yankto, che comunque è mancino, sì, quindi potrebbe tirarlo anche lui dall'altra parte, però comunque diciamo in linea Candreva di massimo, anche su punizione mi pare che sì, e lui è un calciante, a proposito di Allegri, è un calciante più da lontano, perché lui prende questa rincorsa e tira più di potenza che di precisione, quindi volendo anche nelle punizioni un po' dalla lunga distanza Candreva potrebbe diciamo dare il cambio a Damsgaard. Andiamo al Sassuolo, dove c'è il solito dualismo dal dischetto fra Berardi e Caputo, anche se a me loro viene sempre da dire che Berardi ha quel qualcosina in più rispetto, secondo me ha tanto qualcosa in più, non solo qualcosa. Esatto, quindi secondo me è giusto che abbia lui il predominio un po' di tutto, rigori, cioè, calci piazzati, che è così poi alla fine, alla fine sta rimanendo, poi sembrava che se ne andava, invece sta rimanendo, quindi ma veramente una bandiera del Sassuolo. Ormai ci tiene tantissimo al Sassuolo, esatto. E anche i Fantanelli devono tenerci, devono pagarlo, esatto. Giusto, direi di sì, perché direi guai a sottovalutarlo dopo l'anno anche scorso. Anche perché diciamo, se togliamo Caputo in questo ballottaggio, è un po' come Insigne al Napoli, no? Berardi batte sia le punizioni sia i calci d'angolo che i calci di rigore e tira qualsiasi ovunque, esatto, a palla tira, esatto, si accende sul suo sinistro e fa partire appunto il mancino. Andiamo allo Spezia, dove appunto esiste questo caso Nzola, che è stato messo fuori squadra, per cui doveva essere lui il rigorista in questo momento. Diciamo che non ci sentiamo di dire che è lui, perché finché non rientra in squadra non può tirare i calci di rigore. Dovrebbe rientrare comunque, esatto, dovrebbe essere lui anche perché è stato un cecchino infallibile l'anno scorso. Sempre se non arriva un attaccante dal mercato, esatto, perché è arrivato Mraz per adesso, però penso arriverà anche un altro centrale. Credo che arriverà, va messo fuori. Esatto, credo che arriverà altro. In questo momento noi ci siamo sentiti diciamo di mettere Verde, che è comunque quello con forse il piede migliore di tutta la squadra spezzina, quindi Verde che può battere appunto sia i calci di rigore che le punizioni e anche i calci d'angolo, quindi Verde potrebbe avere il predominio un po' di tutti i piazzati appunto dei bianconeri. Passiamo invece al Torino di Ivan Juric, anche qui è rimasto Belotti anche qui appunto. Juric ha detto con me fa 20 gol, lo ribadiamo, ci credo. E sarà ovviamente rigorista anche quest'anno. E quindi per arrivare a 20 gol deve fare i rigori. Ci vuole 6-7 rigori dovrà segnarli, no? E poi fare un 13 gol su azione, sì, appunto. L'equazione regge. E Juric è contento così, esatto. Juric. Se resta, sempre. Perché comunque finché non arriviamo al 31 agosto. Questo mercato ci ha già regalato troppe sorprese. Sì. E quindi diciamo ci sentiamo sempre di essere un po' coi piedi di piombo quando parliamo di qualsiasi giocatore. E poi c'è Ansaldi, che in realtà a sorpresa potrebbe battere i calci d'angolo, cosa che ha fatto. La sorpresa mica tanto perché ha il piedino. Il piedino sì, lui è anche calci di punizione, assolutamente. Purtroppo la condizione fisica è quello che lo tormenta, quindi condizione fisica permettendo lui. Ed è anche il vice rigorista, se non sbaglio. Sì. Quando non c'è Belotti c'è Ansaldi. Ne ha battuto qualcuno appunto anche quest'anno. Udinese è andato via De Paul. E quindi se va via De Paul, cioè, tutto quello che è da tirare lo tira tu Pereira. Esatto, e tutto quindi... basta, diciamo, l'eredità di De Paul la raccoglie Pereira, se la mette sul groppone e Pereira andrà a battere calci di rigore, punizioni e calci d'angolo. Grossa responsabilità. E quindi, esatto, sta dicendo all'asta aumentate il prezzo.
Eh sì, diciamo che non si può prendere più come l'anno scorso. È quella, eh sì, perché sarà appunto, avrà il monopolio di tutti questi piazzati, quindi giusto così direi, mi viene anche da dire. Andiamo al Venezia, anche qui, un po' come Pereira, qui abbiamo Aramo, insegna, quindi... Pereira. Esatto. Diciamo che se prendete questi tre avete già una grossa fetta di bonus, secondo me, assicurati. Aramo, che appunto ha dimostrato anche l'anno scorso in Serie B, in questa fantastica cavalcata del Venezia. Divisi con forte però l'anno scorso. Sì, esatto. Una parte li ha tirati forte, esatto. E una parte Aramo. Esatto, mentre per quanto riguarda punizione del calcio d'angolo è l'unico. Lui, in assoluto. Assolutamente. Li batterà. Ultima squadra, il Verona di appunto Eusebio Di Francesco, dove abbiamo questo dualismo, che non è forse neanche così tanto dualismo, fra Veloso e Zaccagni per quanto riguarda i tiri dal dischetto, perché se Veloso è in campo... Se Veloso è in campo tira Veloso. Tira lui, Zaccagni l'ha battuto nel momento in cui Veloso non fuori per infortunio. E stessa cosa appunto Veloso... Il problema è Veloso, cioè nel senso difficilmente farà 38 partite anche quest'anno. Quindi il discorso di Anzaldio. Esattamente. Però si scalda Zaccagni e si scaldano altri per i calci d'angolo. Assolutamente sì, assolutamente. L'anno scorso chi li ha tirati? Di Marco, c'era anche Di Marco, quindi bisogna vedere adesso. Bisogna vedere chi si inventa. Sì, forse anche sì, c'è un Lazovic che potrebbe battere, anche Ilic ha battuto qualche calcio d'angolo, per cui diciamo tutto dipende da Veloso. Nelle mani, nei piedi, direi, nei muscoli di Miguel Veloso, che se in campo batte tutto lui, se no appunto dà il cambio ad altri. Ok. Una bella scorpacciata di rigoristi e battitori di punizione di calci piazzati. Segnatevi questi nomi perché sono quelli molto molto importanti in sede d'asta. C'è poco da dire, è inutile ribadirlo. Sono quelli, diciamo, che i crediti cresceranno per questi giocatori. C'è poco da fare. Noi ovviamente torneremo con altri video. Ricordatevi di cliccare il link in descrizione per quanto riguarda la maglietta che abbiamo fatto vedere all'inizio video. Saluto Salvo. Al prossimo video, ragazzi. Un saluto da Fanta World.